Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Thomas, che tratta una cal tecnico di streaming, e oggi siamo tornati su Sally Face. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like e un commento al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se vi piace i contenuti che porto, e ovviamente di seguirmi su tutti i social che come sempre trovate in descrizione. E se volete vedermi portare giochi del genere in live, mi trovate su Twitch tutti i sabati del pomeriggio alla sera. Mi raccomando, abbiamo cambiato gli orari, quindi non dimenticatelo. Ah, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ok, non era esattamente ciò che mi aspettavo. E rieccoci qua con Sally, che a quanto pare è finito in un universo parallelo dove tutto è molto più cartunesco. Hai risvegliato una nuova connessione con un'altra anima. All'inizio potresti avvertire una strana sensazione. A dire il vero, la trovo una sensazione abbastanza naturale. Come se fossi sempre stato qui, come se mi fossi appena svegliato da un sogno. All'inizio ricordo che trovai abbastanza inquietante questo innaturale sentimento di familiarità, ma io non sono come te. Troverai la prima piramide da qualche parte in questa casa. Me ne occupo io. Quanto sarebbe stato figo se Sally Face fosse stato con questo stile. Sembra una lettera di Ashley. Sal, mi spiace non averti creduto. Avrei voluto esserne in grado. Ci ho provato davvero ad esserci per ognuno di voi, ma ogni cosa sta comunque andando in malora. Spero non sia troppo tardi per aggiustare le cose. Spero in qualche modo di riuscire a fare ammenda per i miei errori. Ho bisogno che tu sappia che io... Non c'è altro. Qualcuno deve averla interrotta. Quindi forse questa è una lettera di quando... Ashley se n'è andata? Potrebbe essere stanza di Todd. Oh, guardate che belli che siamo in questo universo. 5023, io ho cliccato a caso, non mi aspettavo minimamente. Però va bene. Allora, andiamo un attimo a vedere nelle stanze. Ricordiamoci 5023, come hai dimenticato. Andiamo prima in camera di Todd. Come non detto. Ah sì, mi sarebbe piaciuto. Boh, ok, in realtà è abbastanza semplice. L'ultima non si gira. Vabbè, come non detto. E adesso mi servirà il 5023. Ma come? Raga, sono abbastanza sicuro che fosse 5023. Sì, 5023. Vabbè, vediamo in camera di Sally prima. Non male. Oh Dio, c'è Beetle di The Legend of Zelda sul cartone del succo. Bellissimo. Oh, c'è una tessera del puzzle lì. Ne abbiamo vista una anche nell'altro episodio. Era un 1 però, mi pare. Mi domando a cosa servono, dato che non le posso raccogliere, cioè le posso solo vedere. È chiusa a chiave, ovviamente, perché figurati. Forse ho sbagliato qualcosa qua? No, perché non posso più interagirci. Cinque, zero, due, tre. No. Però c'era anche un 1.45, l'1.45 lì sul fornello, sul microonde, scusatemi. 1.45? C'è qualcosa nella stanza di Sally che mi sono perso? No, forse devo ascoltare la radio? Perché sembra latino in reverse? Francesco, rating della canzone?
No, comunque non parrebbe darci qualche informazione utile. Io in inventario non ho nulla. Oh, vi giuro che sto provando qualsiasi cosa. In bagno non c'è nulla. Oh, però ho aperto l'acqua. Oh, 1842. Ah, come non detto. Allora questo cosa diavolo serve? È una falsa pista? 1 8. Ma no, Dio poi. Niente, non so, vabbè. 1 8 4 2. Allora, ce la posso, giuro che ce la posso fare. 1 8 4 2. No, raga, allora, cioè, però adesso mi state un attimino pigliando per il culo. 5023 1842 era 1842, sì, 1842, a meno che quello non sia un 7, ma non credo. Non penso sia 7842. Niente, no. No. Allora. Facciamo... Ho rifatto un giretto veloce della casa. E ho fatto un recap. Noi abbiamo trovato tre codici. 145. Lì. Dopo abbiamo trovato, subito dopo, 5023. E come ultimo abbiamo trovato 1842. Che però, vedendo com'è messo, potrebbe essere più un 7842. Anche perché di solito in America per fare l'1 ci mettono la righetta sotto. L'1 intendo, sì, non la righetta metà per fare il 7. E una cosa che ho notato. Guardate bene sopra la porta di Todd. Vedete che c'erano 3 più? Io pensavo fossero delle vite all'inizio, ma sono proprio dei più. Quindi non è che devo sommare i tre codici. No, calcolatrice. 145 più 5023 più 7842 fa 13.010. Proviamo. 1, 3, 0, 1 e 0. Cioè, raga, no jokes. Ho guardato gli ultimi, cioè, ho rigirato tutta la stanza per gli ultimi 10 minuti di registrazione. Per arrivare a sta cazzo di conclusione. Ed ecco la prima piramide. Porco due, ho preso un... Raga, mi sono cagato addosso, non sto scherzando. Ho fatto un salto di 20 cm sulla sedia, cazzo. Oh! Ashley! Sal? Damn, siamo di nuovo qua. Vabbè, sappiamo già cosa hanno da dire le tombe. Oh! Sal, sei tu? Sono io. Sembri debole. Perché il tuo fantasma è così? Com'è possibile? Ci sono tantissime cose che voglio raccontarti. Le piramidi. Oh, una sta brillando. È simile a quella che aveva Todd nei suoi appunti. Fammi dare un'occhiata. Damn. Sì, ok, va bene. Cosa devo premere in ordine? I codici, credo, non lo so. Questa, forse devo seguire bianco, poi c'è il nero, poi c'è il bianco, poi nero, poi bianco. Oh sì, ok, è più semplice del Cristo. Cosa? Ce l'hai fatta, Ash! È ritornato di nuovo qui. E adesso passiamo al prossimo. Cioè, cosa ho visto, raga? Che brutta scena. Vediamo se per caso nelle porte mi dicono qualcos'altro. La tecnologia è la perversione della natura. La follia della razza umana. La loro brama di miglioramento sarà la loro rovina.
Ok, strana voce inquietante nel buio. Quindi ogni volta che completeremo un mondo avremo altre informazioni che, cioè, a livello di lore non so cosa servono, però è interessante sentir parlare. La tecnologia è una creazione del genere umano. Il genere umano è una creazione della natura. Pertanto la tecnologia è l'evoluzione della natura. Oh! Interessante. Pensiero decisamente interessante. Va bene, vediamo il secondo mondo. Se non sbaglio direzione, vediamo il secondo mondo. In quale magico mondo parallelo finiremo stavolta? Papà, quando uscirà la mamma dall'ospedale? Credi che mi riconoscerà con la mia nuova faccia? Maledizione, Sal! Possiamo non farlo oggi? È solo che mi manca. Lei è morta! Lei è morta, cazzo! La mamma non tornerà a casa. E che mi dici dell'uomo con la faccia da cane? Ne abbiamo già parlato. Nessuno mi crede, ma io l'ho visto l'uomo cane. Ora basta, Sal! Oh, mi sono messo la maschera. Ho scelto quella rosa perché è il colore preferito della mamma. Spero che mi riconosca. Wow. Non deve essere stato facile. Cosa? Va bene. Non ho mai smesso di cercare questo posto. Ho speso così tanto tempo in questo posto alla ricerca di qualcosa che mi provasse che era tutto vero, che non stavo diventando pazzo. Il concilio si è avvalso di ogni mezzo per insabbiare tutto. L'hanno celato con un incantesimo occultante, o almeno così l'hanno chiamato. Ovviamente ciò che loro considerano magia non è altro che un livello di scienza che non sono ancora in grado di comprendere. Ha senso. Anche se, ad essere onesti, è un modo abbastanza triste e noioso di spiegare la magia. Immagino che tu stesso abbia tenuto nascosto un paio di cosette interessanti da queste parti, eh? La seconda piramide si trova qui. Cioè, posso muovermi in 3D? Holy fuck! Perché ho un braccio sminchiato? Quanto in 3D posso muovermi? Ok. Ragazzi, Sally Face in 3D è assurdo comunque. C'erano dei bottoni. Oh, cazzo. Ok. Penso siano dei puzzle, quindi mi faccio giusto al volo una foto. Ok. Immagino dovrò trovarli in giro questi puzzle. E sulla casella centrale mi sbloccherà la piramide. Almeno se devo andare così a sentimento. Sì, infatti, guarda qua. Ok, questo è quello dei quadrati. Ed era questo, questo e questo. Stavo palesemente scherzando. Perché nel puzzle di prima sono una casella 2x3, qua è un 3x3. Ma io non posso fare altre combinazioni. E la via c'è un altro. Cioè non posso fare altro rispetto a bianco e nero. Oh, ok. Ok, ho capito. Ho capito. Ok, sì. I puzzle sono invertiti. Sole e luna rappresentano bianco e nero, ovviamente luce e oscurità. E poi c'è questo qui che è 3x3, semplicemente devo copiare i simboli di sole e luna che erano messi di qua. Ok, va bene. Quindi scuro, scuro, chiaro, scuro, scuro, chiaro, chiaro, chiaro. Oddio, altri puzzle. Sono puzzle all'interno dei puzzle. È una matriosca. No, Sally, rilassati. Allora. Oh, cazzo. Sono andato completamente a caso, giuro. Sono scuoiato. Si è illuminata un'altra.
Continua, Ash. Mi sento sempre meglio. Non sembri star bene, Sal. Troverò una soluzione. Ti farò tornare normale. Ok, è il momento del secondo giro. Che è quella a ovest. Quindi abbiamo bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero e bianco. Bam bam. Oddio, che brutta scena. Perché? Vediamo cosa hanno da dirci stavolta le stanze. Siamo le ombre di un sogno insonne. Ah, beh, ok. Breve ma intenso. Grazie di questa perla di saggezza. Siamo il sognatore di tutto ciò che è. Ma il messaggio di prima era un po' più profondo, però... Raga, vi ripeto, questo gioco è super intricato, c'è un sacco di lore, un sacco di robe particolari. Cioè, io in quattro... No, questo cos'è? Il terzo? È il terzo playthrough che faccio di questo gioco e non ho mai, e dico mai, platinato tutto. C'è semplicemente troppa roba da scoprire, troppi easter egg, cioè vi giuro la wiki è una roba enorme. Sei pronto per il tuo primo giorno di scuola, Sally? Non lo so. Sarà divertente. Incontrerai un mucchio di ragazzi della tua età e farai molti amici. Ma che succede se non gli piaccio? Questo è impossibile. Sei il ragazzo più cool che abbia mai incontrato. Cringe. Come fai a dire cool? Io? Certo. Non ti voglio lasciare, mammina. Non c'è nulla di cui aver paura, amore mio. Gli insegnanti si occuperanno di te e sarò qui quando tornerai. Ti voglio bene. Ti voglio bene di più, Sally. Non dimenticarlo. Perché ho l'impressione che il primo giorno di scuola di Sally sia stato anche l'ultima volta in cui ha visto sua madre? Oh mio Dio! Ma questo stile alla Tim Burton, scusatemi. O meglio, adesso qualcuno nei commenti probabilmente mi ucciderà. È più uno stile alla Don't Starve, ma palesemente Don't Starve è... ispirato ai film di Tim Burton, tipo La sposa cadavere, quella roba lì. Che figata! Che sia la stessa grotta che si affaccia sul lago Wendigo? Non la ricordavo così grande. Un'altra illusione creata dal tuo culto preferito. Ehi, per caso il signor Seriosone ha fatto una battuta? No, sono sempre io, Jim Johnson. Ok, sarà meglio che mi metto a cercare l'ultima piramide. In bocca al lupo. Bellissima sta cosa. Non me la ricordavo, raga, vi giuro. Che figata. Ehi là. Salve. Tala Gray. Ehi, gira al largo, amico. Sono piuttosto di quel che sembro. Non mi farò troppi problemi a farti secco. Ehi, non sono mica qui in cerca di guai. Sono solo in cerca di qualcosa che ho perduto. Non è ciò che facciamo tutti in un modo o nell'altro? Beh, farei meglio non giocarmi qualche brutto tiro. Ti tengo d'occhio. Prometto che non lo farò? Mi chiamo Sal Fisher. Tala Gray. Quindi che ci stai a fare in questa grotta, Sal Fisher? A parte cercare di cogliere di sorpresa le persone. Stavo per farti la stessa domanda. Non penso di averti mai vista dalle parti di Nockfell prima d'ora. Ho parenti originari di questa zona. Non faccio le loro visite molto spesso, ma di recente mio nonno è scomparso. Purtroppo è una cosa che capita spesso da queste parti. Spero tu riesca a ritrovarlo. Grazie. Mio nonno aveva una certa fascinazione per queste grotte. Mi raccontava sempre che furono i nostri antenati a creare questi dipinti rupestri. Diceva che volevano lasciarci un monito riguardo una bestia affamata che opprimeva questa terra. Il culto. Ragazzi, c'è palesemente una piramide comunque là, nell'occhio. Hai per caso visto una piccola piramide di metallo qua in giro? Una piccola piramide, eh? È questo ciò che hai perso? Già. Non ho visto niente del genere qua intorno. Mi spiace. E degli esagoni ruotabili? Perciò te ne sei qui, con indosso una maschera alla ricerca di una serie di forme geometriche, eh? E una protesi. Beh, mi spiace di non poterti essere granché d'aiuto con la tua geometria. Ok. Altro da dirmi? I tuoi antenati erano di Nockfell? I miei nonni affermano che furono i nostri antenati a chiamare Nockfell questo posto, sebbene io non abbia mai trovato alcuna prova concreta a riguardo.
Sono riuscito a trovare qualche indizio in proposito studiando il nostro albero genealogico, ma ad un certo punto ogni traccia si perde in racconti orali. Questi dipinti poi sono abbastanza strani. Non mi risulta che siano stati riportati, documentati o citati da nessuna parte, e il loro aspetto è molto diverso da altre opere di nativi americani. Cosa pensi che significhi tutto questo? Non ne sono certa, ma ho come la sensazione che ciò c'entri in qualche modo con la scomparsa di mio nonno. C'è qualcosa che posso fare per darti una mano? Ne dubito, ma grazie lo stesso. E riguardo la bestia? Affamato, non malvagio. È solo una bestia, non ha morale. Agisce per sopravvivere esattamente come un animale. O almeno è così che la storia è stata tramandata. A quanto pare la tribù grigia stava attraversando la boscaglia quando ha visto un'enorme luce in lontananza. Inviarono in una scoperta il loro più abile cacciatore. Diverse ore dopo la sua partenza, la luce si spense. Un paio d'ore più tardi il cacciatore fece ritorno, portando la notizia che aveva scoperto un meraviglioso lago. Nei mesi successivi la tribù si stabilì in quest'area per stanziarsi nei pressi del lago. E questo cosa ha a che vedere con la bestia? Ci sto arrivando! A questo punto la tribù grigia si spostò verso il lago. Mi segui? Solo che lì i loro membri iniziarono a sparire nel bel mezzo della notte. Scoprirono che il cacciatore era divenuto una bestia che divorava gli esseri umani. Quindi cosa fecero? Presumo che siano scesi a patti con essa, con la bestia, così che potessero continuare a vivere in quelle terre, nonostante dovessero compiere sacrifici per onorarla. Interessante. Se per interessanti intendi stronzate. Tu non ci credi? È solo una stupida storia che con tutta probabilità rifilavano i bambini per non indurli a girovagare per i boschi di notte. Ok, ci vediamo, immagino. Perché ho il sospetto che questi dipinti significhino qualcosa che io sto palesemente ignorando? Ah, ok, io ho premuto a caso, però va bene. Raga, è sempre più facile. Cioè, io vado a caso, vado letteralmente, raga, vi giuro che vado a caso. Non so cosa sta succedendo, ma la terza è attiva adesso. Questo ti riporterà indietro? Il mio fantasma sarà in grado di reagire, ma il mio corpo non può rivivere. Ne sei sicuro? Le profezie non sono precise, ma fanno capire che assumerai delle sembianze fisiche. Non sono sicuro di niente. Bene, lascia che mi occupi di quest'ultima piramide. Let's go, riportiamo in vita Sally. Allora abbiamo nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero e bianco. Let's go. Sal. Dannazione, questo avrei dovuto farti rivivere. Stai bene? Io... fa male! C'è un'altra parte negli appunti di Todd che non sono riuscita a capire. Mi dispiace, Sal, ho fallito di nuovo. Ti meriti meglio di questo. Tu meriti qualcuno migliore di me. Aspetta, penso ho capito cosa significa. So cosa devo fare. Fermi. Ash, parliamone. Metti via la lametta, per l'amor di Dio. Non... allora... non farlo. Ash, non farlo. Preferirei morire se questo significa farti rivivere. È l'unico modo che mi permette di rimediare a tutti i problemi che ho causato. No, non farlo. No! Vai a salvarli, Sally Face. Spero ci incontreremo di nuovo. Oh Cristo, l'hanno davvero fatto vedere. Ma che cazzo? Ash, no! Porca troia! Francesco, sei ancora sicuro che Frambo fosse più fucked up di questo gioco qui? Io, se fossi in te, mi ricrederei. Quante persone a te care ucciderai pur di salvare il mondo? E cosa rimarrà di così degno di essere salvato? Siamo tornati qua, comunque. Salve. Tutto bene, Larry? Sì, amico, io... mi è solo andato qualcosa nell'occhio. Te l'avevo detto che questo film era commovente. È così bello. Spero davvero che alla fine si mettano insieme. Meritano un po' di felicità dopo tutto lo schifo che hanno dovuto affrontare. Già. Ehi. Larry. Oh, attenzione, signori.
Che c'è? Pensi che qualcuno mi amerà mai con la stessa intensità con cui si amano questi due? Non essere stupido. Perché non dovrebbero? Sei Sally Face. Sei perfetto, amico. Oh, come non ho detto. Speravo in un coming out pazzesco, invece un cazzo. Aspetta, quella è una bottiglia di alcol con delle pillole? Todd? Ma certo che Neil può venire a vivere con noi. Mi sorprende che tu ci abbia messo così tanto a chiederlo, onestamente. Il suo contratto d'affitto sta per scadere a breve. Ecco perché ho aspettato. Sarà un piacere averlo intorno. E sono certo che sarà lo stesso anche per Larry. Ottimo. Beh, grazie. Neil sarà al settimo cielo per la notizia. Per me sarà bello averlo di nuovo vicino. Oh, wow. Ma Larry non è... Larry... Todd non è morto. Qualcosa non va, Sal? Non sono per niente portato. Mi spiace aver sprecato il tuo tempo. Non c'è niente per cui tu debba scusarti. Mi sono divertita un sacco a dipingere in tua compagnia. Sei un artista estremamente talentuoso, Ash. E un insegnante fenomenale. Ma non sarò mai bravo come te. Ma certo che lo sarai. Ci vuole solo esercizio e determinazione. Ma solo se va anche a te, mi spiego? Non devi per forza eccellere in tutto quello che fai. Scusate, mi è entrata una maschera nell'occhio. Alcune cose vanno fatte solo perché ci piace e ci divertiamo a farle. O anche solo per spendere il nostro tempo con qualcuno che ci piace. Immagino tu abbia ragione. E anch'io ho apprezzato il tempo che abbiamo passato insieme. Molto. Lieta di sentirlo. Ogni volta che ti va di dipingere, o anche solo di passare il tempo insieme, chiamami. Cristo santo. Ashley... Avrei tanto voluto che tu riuscissi a vederti così come ti vedevo io. Per me non eri affatto una fallita. Tu eri sempre lì, per me. Mi hai dato speranza quando ne avevo più bisogno, perfino quando hai visto le cose orribili che ero stato costretto a compiere. Nonostante non potessi credere alle ragioni per cui le avevo fatte, sei rimasta al mio fianco. E ciò ha significato tanto. Tutto per me. Il rituale richiede un ultimo passaggio. Assaggia il potere della lama di Osiride. Oh, damn. Osiride è il dio dei morti egiziano. Perché? Così a caso... Le piramidi! Un sacco di cose si stanno incastrando, signori! Cosa mi sta succedendo? Oh, cazzo. Che brutta scena. Oddio, è la super mano di The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Questa è una cheat un po' acculturata, eh. Ash, riesci a sentirmi? Sal, dove sei? Il rituale ha risvegliato un potere nel mio essere, ma non posso ritornare nel tuo mondo. Devi essere la mia spada nelle tenebre. Questo potere che sento, sei tu? Sì. Porca puttana, Sal! Sì, dimmi. Ehi! Grazie per fidarti di me. Non avrei potuto ottenere questo potere da solo, Ash. È tutto merito tuo. Andiamo a spaccare il culo a qualche seguace del culto. Cazzo, regà. Quindi Sal sta possedendo... Cioè, allora no, fermi un momento. Ash è morta, quindi? E sta rivivendo solo perché c'è lo spirito di Sal dentro di lei che... Non lo so, non ci sto capendo più un cazzo, io ve lo dico. Non me lo ricordavo. Vi giuro che, raga, non me lo ricordavo, porca troia. Quindi adesso posso sfrantare la gente fortissimo col braccio della Madonna. Anzi, scusatemi, il braccio di Osiride, mi correggo. Dove sono tutti? Perché penso che stiamo per scoprirlo? Sento dei bisbigli. Speravo di sfasciare la porta fortissimo, invece un cazzo. Oh, tutto chiuso. Cucù. La camera centrale è stata isolata. Come facciamo ad entrare? Penso di sapere come possiamo infiltrarci. Ah sì? Non posso fare cose strane. Ah, forse posso aprire la porta, aspetta. Ok, bene, il momento di un recapino in cui leggo e poi vi dico.
Ok, allora praticamente è una sorta di recap su come è nato il culto. Praticamente nel 1600 c'è stato il gruppo di nativi, il popolo, la tribù grigia che abbiamo visto prima, ottiene un matrimonio con una tipa della tribù grigia e Wesley Rosenberg, ok? Che è uno degli antenati dei Rosenberg. Dopodiché viene eretto il primo tempio. A questo punto viene costruita la chiesa, circa una ventina di anni dopo, per, diciamo, nascondere il tempio, e viene utilizzata appunto per creare nuovi membri del culto. E viene tra l'altro celebrato un altro matrimonio tra la tribù grigia e i Phelps, ok? A questo punto, a metà del 1700, viene svelata una profezia sul figlio dell'abominio e vengono creati i primi, vengono iniziati insomma i primi preparativi per poterlo scacciare, mandarlo via, distruggerlo. A fine 1800 vengono costruiti gli appartamenti Edison e il tempio al di sotto viene allargato, il culto continua a crescere. Nel 1905 nasce Terence Edison, adesso io non mi ricordo che anno è qui nel momento di Sally Face, ma quindi cioè, abbiamo... GG, ma sappiamo quando è nato Terence Edison, quindi quanti anni aveva, io palesemente non me lo ricordo, però va bene. Tra l'altro questa è la parte tipo assolutamente fucked up, perché i suoi genitori hanno praticamente stretto un patto col consiglio e lui diventerà il punto d'accesso per la bestia che il culto vuole evocare, e praticamente l'hanno nutrito sempre solo con carne umana. Wow. Nel 1906 un'altra profezia rivela che uccidere il figlio dell'abominio praticamente darà una mano al mega piano dei divoratori. A metà circa del 1900 viene distrutta l'anima di Terence e vengono uccisi anche i suoi genitori. Tra l'altro è lì che comincia poi a mutare e diventa come l'abbiamo visto negli ultimi episodi, ovvero quel coso brutto, orribile, grosso. A questo punto nel 1938 le prime tenebre vengono evocate, e a questo punto, e penso siano le ombre che abbiamo visto in giro e quelle che fondamentalmente hanno distrutto l'anima dei nostri, tipo dei nostri genitori, amici, eccetera eccetera. E vabbè, niente, scopriamo che possiamo distruggere queste ombre tra virgolette con la luce ultravioletta. C'è una cassaforte. Oh, e vai. Altri codici. Che cazzo? Che diavolo è quella roba? C'è una console. What? Oh, devo accendere tutte le lucine. Ok. Ah, ok. Ah, è stato più semplice del previsto. Non chiedetemi cosa ho fatto perché non lo so. Oh, cazzo. Però qua c'è una cassaforte che io vorrei aprire. Non ho visto codici strani negli appunti e vorrei non uscire se posso. No, 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 col cazzo esci. Oh, io ho trovato delle... Oh, fuck. Immagino che queste fossero le tessere del puzzle che dovevo trovare per sbloccare la porta 5. Dove cazzo sto andando? Raga, faccio un giro veloce a vedere se trovo le tessere nei mondi, ma non penso. Cioè, penso di averle proprio missate alla grandissima. Ci vediamo appena ho fatto un giro completo. No, niente raga, non ci sono altri esagoni in giro, quindi immagino di averli persi, così non sapremo mai né cosa c'è dietro quella porta lì e né cosa c'è dentro la cassaforte, quindi GG, ma anche perché ne ho trovati solo due, che cazzo. Vabbè, mega F. Ah no, actually, ah ok, come non detto. A me adesso posso riuscire. Oh no, col cazzo non c'è più. Ops. Cassaforte, cassaforte.
Secondo me una di queste date può essere il codice, ma quale può avere senso? Così a naso. Tutti quanti i testi, le varie date, cioè tutte le varie date hanno dei testi lunghissimi, tolto l'ultima, l'83, che c'è scritto iniziazione. 1, 9, 8, 3. Kek. È un testo? Lisa, Jim. È una lettera alla madre di Larry dal padre di Larry. Lisa, so che tu e Larry mi odierete per avervi lasciato. È stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare e mi ha spezzato il cuore. Mi rendo conto che probabilmente ormai non significa molto, ma ho bisogno che sappiate che vi ho abbandonato per poter continuare a tenervi al sicuro. Pensavo che avrei potuto proteggervi, se solo non vi avessi rivelato nulla. Sono rimasto invischiato con persone molto pericolose. Hanno minacciato di farti del male se non mi fossi unito a loro. E temo siano anche responsabili dell'aborto della nostra bambina. Damn! Anche se non ho alcuna prova a riguardo. Ora stanno pianificando un massacro di bambini in tutto il globo. Sono convinti che questi piccoli siano una minaccia per il loro futuro e io devo trovare il modo di impedirlo. Questo dannato culto sta giocando con entità molto più forti di loro. Li ho sabotati in segreto ogni volta che ho potuto, ma dovrò prendere in mano la situazione una volta per tutte se voglio fermare gli omicidi. Probabilmente non sopravviverò. Spero che tu e Larry possiate perdonarmi. Sopra ogni cosa, spero che entrambi possiate vivere esistenze lunghe e meravigliose. Not really, but ok. E che tu possa finalmente trovare la felicità che meriti. Ti amo con ogni singola scheggia del mio cuore in pezzi. Jim. Oh, ho sbloccato un achievement che non avevo mai sbloccato. Read all the notes in episode 5. Ah, ok, fico. Ma quindi Lisa e Larry non sapranno mai cos'è davvero successo. E io non saprò mai cosa cazzo c'è dietro la porta con gli esagoni, quindi bella lì. Sì, ma quindi... Non possono... Ah, guarda, si è aperta la porta di qua. Zan zan. Ma che cazzo? Ma regà! Toh, sta parte non me la ricordavo, ma proprio zero. Non so se posso mostrare su YouTube sta roba non censurata. Posso mostrarla? Raga, farò una ricerca se posso mostrare questa cosa non censurata. Nel caso se per voi sarà censurata, sappiate che sono i nostri amici tecnicamente parlando, perché vedo la moglie di Chag, mi sfugge il nome in questo momento, Neil, una tipa con i capelli verdi che non ho idea di chi sia, e uno con i capelli viola che ancora non ho idea di chi sia. O meglio, non mi viene in mente che siano. E sono sgozzati, nudi e appesi per i piedi. Quindi se sappiate... Tra l'altro, no, non stavo per fare una battuta orribile, non la farò. Se vedete censurato su YouTube, beh, questo è quello che c'è dietro la censura. Sì, e c'è Todd, beh, quello non dovrò censurarlo ovviamente perché... Vabbè. Arcivescovo Kenneth Phelps. Ti stavamo aspettando. Che cosa avete fatto? La discesa ultima è imminente. Questa notte l'umanità trioferà, ergendosi al di sopra di Dio. Li hai uccisi! Loro e molti altri. Siamo destinati ad essere molto più che... Chiudi quella dannata bocca, razza di psicopatico! Sarò io a porre fine alla tua esistenza! Immaginavo sarebbe stata questa la tua prima reazione. Yeet! Damn, che storia! Yeet! Sì, sì, dai, venite, piccoli stronzi. Vai, vai, via, madonna, le botte. Yeet! È una boss fight, ragazzi, è una boss fight. Boss fight in Sally Face. Yeet! Oddio, double! Il double! Sono morto? Oh, cazzo. Todd! No. Non temere! Prima ti tireremo fuori da qui. Cosa vuol dire prima ti tireremo fuori da qui? Va bene, ok. Non temere! Prima ti tireremo fuori da qui! Sal, sei tu? Salve? Chi cazzo è sto qua? Larry! What the fuck? Credevo non ti avrei mai più rivisto! Che è successo? Quando la casa sul labbro è andata in fiamme, ho vagato sperso nella vastità del nulla. Ho passato così tanto tempo in quel piano, tipo, davvero un casino. Lo vedo! Provo la barba, però.
Beh, in ogni caso, c'era questo strano albero. Le radici erano tutte tipo cosmiche. C'erano creature che si riunivano tutte attorno ad esso ad adorarlo. Lo chiamavano albero madre. Ancora non so bene come, ma è stato esattamente ciò che mi ha aiutato a ritrovare un modo per tornare. Credo di averlo visto, o perlomeno avvertito anche io. Perché anche tu sei connesso. Tutti lo siamo. Larry, riguardo a Lisa, io... Amico, non hai bisogno di dirmi nulla. Lo so. Ma io... È ok. Davvero. Tutte le loro anime sarebbero andate distrutte altrimenti. Sono contento che la tua anima non si sia dissolta mentre era nel nulla. Non ancora, almeno. Anche se Todd aveva ragione riguardo alla seconda morte. Le anime si risolvono nel nulla e poi spariscono. Suona brutale e definitivo, ma non ho avuto modo di imparare molto di più oltre a quello. Conosci un modo per salvare Todd? Credo di sì. Mi sorprende che sia riuscito a tenere duro per tutto questo tempo. Ha sempre avuto una volontà di ferro. Oh, ho qualcosa per te. L'ho raccolta nel nulla. Yes, la chitarra, signori! Lasciate che di Todd me ne occupi io. Bisogna ostacolare l'avanzata delle tenebre, stanno iniziando a diffondersi. D'accordo, fai attenzione. Anche voi. Sono giunte. Ah sì? Oddio. Game over, lei è stato... Ops. Che cazzo devo fare? Ah, ok. Baciami il culo, stronzo dagli occhi rossi. Beh, è stato più semplice del previsto. Fine. Oddio, la boss fight, signori. Che cazzo? Oh, fuck. Dio mio, che brutto, che brutta scena, raga. Perché lo stronzo adesso è alto 30 km? Pensavo di averlo missato. Dai, pigliami. Yeet. Tre colpi o di più? Dai, non è vero. Stai cappando, palese. Cazzo, non è così semplice. Allora, facciamo che mi metto qua in mezzo. Vai, ok, perfetto. Yeet. C'è un margine di errore tipo piccolissimo. Suca, no, come non detto. Porca troia. Cazzo, che infarto. Non te lo permetterò. Il tuo tradimento non mi sorprende affatto. Sei sempre stato una delusione. Grande Travis, stai per morire, ma grande Travis. Il sentimento reciproco, razza di stronzo. Sai che non puoi fermare tutto questo, figliolo. Adios. Travis. Oh cazzo. Ashley, vattene da qui. Ora. Non può finire così. Dobbiamo... Devo... Oh. Cazzo, ragazzi, prima no, che succede? No. Sono abbastanza sicuro di non aver mai premuto no nei miei gameplay. È a tempo? Sento un battito di sottofondo. Beh, raga, direi... Cioè... La... Cosa da fare è abbastanza ovvia. Cluck. Oh, magari no. Merda. Come non detto, I guess. Yeet. Sono qui per te, Todd. Resisti. Ah, gli ho fatto tipo uno scudo. Che storia. Raga, ma che cazzo? Cioè, stiamo combattendo su... The Binding of Isaac. Che figo. Ci stiamo combattendo letteralmente su tipo 4 o 5 universi paralleli, su 3 realtà. Che figata. Comunque, l'omaggio ai diversi stili di gioco è fighissimo. C'è da dire questo. Troia. Allora, a sto punto, però mi domando, lo stile cartunesco, che gioco fosse?
Vai, vedi, pezzo di merda. Scoppia. No, no, cazzo. Pensavo sarebbe partito da un po' più indietro. Oddio, non dall'inizio. Ah, ok. Yeet. Ok, pensavo di aver sbagliato. Bye, have a great time. Merda. Raga, la gente appesa morta sullo sfondo è bruttissima comunque. Noi siamo eterni. Oh, porca troia. Di nuovo The Binding of Isaac? Yes. Yee. Che fai? Scherzi? Che fai? No, magari... Basta, basta mondi paralleli, basta! Che cazzo? Questo può essere che sia The Dream Machine? Eh? Colui che tutto ha creato appassisce nelle nostre viscere. Non ti credo! Un'anima spezzata resiste all'inevitabile, eppure noi siamo eterni, ed ora ci ergiamo sopra lo stesso Dio. Presto diventerai una cosa sola con coloro che non conoscono fine. Noi siamo lo stadio finale di tutta l'umanità. Non mi unirò mai a voi. Ok, I guess. Ma porca puttana! Non... qualcosa mi dice che ho sbagliato, non so cosa. Aspetta, ho una teoria. No, la teoria non ha funzionato. Devo coprirli quando non ho la bocca aperta senza farmi inculare, credo. Sì, ok. Boh, vabbè, due colpi a testa, easy. Perché mi sembra di giocare la True Pace Fist di Undertale, raga? Ancora, il mondo 3D. Ah! Scoppia. C'hai la boss fight con Omega Flowey che tipo non capisci in cazzo. Ecco, questo stile di gioco non è la più pallida idea di cosa sia. Ah, sono un cretino. Sorry, colpa mia. My bad. Ho cercato di skillare troppo. No! Vabbè. Sono un coglione. La 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 la. Cioè, non so, nella mia testa c'è il fatto che devo scoppiarle tutte, ma magari non è vero. Cioè, devo scoppiarne solo un tot. Ok, sono fortissimo, raga. Ah, madonna! Quanto figo sto artwork! Vai, Larry! Mamma mia, la potenza! Ma lo facciamo esplodere il tempio o no? Io aspettavo solo quello. Damn! Todd! Cazzo, cioè, mi ho fatto l'animazione, raga. Ehi, stai bene? No, il pacemaker, è il defibrillatore. Larry, è bello rivederti, Ash. Io, mi piace il tuo nuovo look. Da quando sei così vecchio? È una lunga storia. E tu da quando sei tutta sberluccicosa? Anche questa è una lunga storia. È finita. Ce l'abbiamo fatta. Perché ho questa brutta sensazione addosso? Siete sicuri che sia tutto finito? Così sembra. È solo che sono... Todd, sei vivo! Dove... cosa è successo? Credo che li abbiamo fermati. Sono così contento che tu stia bene, amico. È bello riverti fra noi, Todd. Ti aggiorneremo su tutti i dettagli più tardi, dopo che ti avremo rattoppato per bene.
Dobbiamo parlare di un sacco di cose. Voglio che tutti voi sappiate quanto siete importanti per me. Vi voglio così bene. Sono stato fortunato ad avervi conosciuti. Mi fa piacere avervi potuto rivedere. Ti vogliamo bene anche noi, Larry. Stai bene? Mi dispiace. Credo che non mi rimanga molto tempo. Larry, non pensavo che avrei avuto paura quando... Vorrei solo aver avuto più tempo. E Larry l'abbiamo perso. Cosa? No! Dov'è? Non può sparire di nuovo, l'abbiamo appena ritrovato! Era... Larry? Già. Forse un giorno lo rivedremo. Oltre l'oblio. Se davvero esiste un posto simile. Fine. Ma come continua? Ma non è vero. Che cazzo? Ma non è vero che continua, raga, ma sto gioco è finito tipo 6 anni fa, no jokes. Damn, non me lo ricordavo così il finale. Comunque, cioè, allora, quello che volevo dirvi prima sul fatto che in tutte le volte che l'ho giocato non l'ho mai completato, per farvi capire, questo è il livello di completamento che ho sul gioco. Episodio 1 60%, episodio 2 76%, 3 60%, 4 68% e 5 60%. Cosa sono queste percentuali? Il fatto di aver fondamentalmente interagito con tutto l'interagibile, ok? Aver fatto, compiuto tutte le azioni, trovato tutti gli oggetti, parlato con tutti i personaggi, sbloccato tutti i dialoghi. Cioè, come potete vedere, raga, se facciamo due calcoli, più o meno ho skippato il 35% del gioco, ok? Che sono tutte cose extra, easter egg, cutscene, dialoghi, robe che ho perso per strada, che avrebbero sicuramente... fatto comprendere meglio la trama, anche se comunque ci sono, vi giuro, ragazzi, un sacco di cose che rimangono nell'oscuro. Comunque, questo, signori, era Sally Face. A me personalmente piace più di Frambo, perché è molto, cioè, raga, Frambo è figo, è una finestra sulla visione distorta del mondo da parte di una bambina, è tutto bello, molto figo. Però Sally Face, cioè, fuori di testa, il discorso della mortadella fatta con la carne umana. Cioè, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti, perché Frambo è, cioè, è finito, non abbiamo saltato parti, perché è un gioco che, tra virgolette, non puoi mancare pezzi. Solo in un episodio mi sono dimenticato di aprire una roba che ti faceva vedere la backstory di Clara e Mia, ma l'ho fatto aggiungere in post da Francesco. Qua ho saltato praticamente il 35% del gioco, quindi... Se volete un episodio intero, che non sarà Sally Face, ok? Ma è un episodio extra speciale in cui io sviscero tutta la trama di Sally Face, e non vi posso promettere che uscirà entro una settimana, perché non ho mai fatto un video del genere in cui fondamentalmente analizzo un intero gioco e vi porto la trama completa, quindi potrebbe volerci un po' per realizzarlo. Ma se volete un video in cui vi parlo della trama intera di Sally Face, della storia, di tutto quello che abbiamo perso e cose del genere, fatemelo sapere nei commenti, e farò anche una poll sul canale, quindi andate a votarla, la trovate nella sezione community quando questo video sarà uscito. E niente, detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa serie, vi ricordo di seguirmi su tutti i social che come sempre trovate nella descrizione, e se volete vedermi portare contenuti del genere, cioè video del genere, videogiochi del genere, mi trovate su Twitch tutti i sabati del pomeriggio, la sera mi ha cambiato gli orari, e mi raccomando, non dimenticate di lasciare un like e un commento al video e di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che porto. E niente, noi ci vediamo come sempre settimana prossima con una nuova serie. Detto ciò, da Thomas Acatriatonaga, il tecnico di streaming, è tutto, io vi saluto. Al prossimo video. Ciao a tutti. Lasciate un commento, maledetti.